Quant'è, amico? 80 centesimi. 80, eh? Un momento, per favore. Ehi, Sonny, ciao! Guarda, come guarda, stai? Bentornato, investigatore privato Michael Shea. Senti, prestami un dollaro. Dai, te lo restituisco. Certo. Grazie. Ecco, amico, tieni il resto. È da un paio di mesi che non ti si vede. Dove sei stato? Oh, in giro, a San Francisco, a risolvere casi importanti. Oh, smettila di scherzare. Perché non torni nella polizia? Almeno avresti un dollaro da prestare agli investigatori privati. Ora non mi serve. Non muoverti o sparo. Ciao, Ethel. Michael Shane. Come stai? Malissimo, mi hai fatto prendere una paura del diavolo. Dov'è la mia ragazza? Canditi. Oggi non è venuta. E dov'è? Sta andando in comune. Cosa sono questi misteri? Avanti, parla. Merle si sposa oggi, ecco. È andata a sposarsi? Questo non può farmelo. Dai, non puoi certo biasimarla, Mike. Doveva scegliere tra la tramontana e il vento dei mari del sud. Non parlare in codice. Beh, tu le offrivi una vita precaria. Lui, il vento dei mari del sud. E chi è? A Merle, la più pura tra le perle. Alexis Fournier. Si pronuncia Fournier. Già, è vero. E da quando la conosce? Da un paio di settimane. E cosa fa? Non lo so con certezza, ma da quanto ho capito è un imprenditore commerciale. Ha delle imprese finanziarie. Ci vediamo. Dove vai? A dichiarargli guerra. Alexis. Che cosa c'è, Marucica? Io mi chiedevo se facciamo bene a sposarci così in fretta. Dopotutto ci conosciamo solo da 2 settimane. Non avere di questi timori, Merle. Di fronte a Dio noi siamo già sposati. Questo è un atto legale, una cerimonia terrena. Dici parole così belle. Sembrano musica. La musica la eseguo solamente. Tu, mia Marucica, l'hai composta. Tengo. Un momento. È lei Alexis Fournier? Sono io. Sono l'ispettore Peterson, la dichiaro in arresto. In arresto? Ma, un momento, con quale accusa? Spaccio di droga, bigamia e ricatto. Oh, questo è ridicolo. Questa è la sua firma, vero? Ehi, ma dove ha preso questa fotografia? Lo saprà alla centrale. Va bene, portalo via. È assurdo, no, vi giuro che ve ne pentirete. Anche lei deve venire con noi, signorina. Mi tolga subito le mani. E non faccia resistenza. $90, signor Shane, altrimenti sarò costretta a mandarla lei via. Lei è un'anima pia, signora Flandy. Non avrà certo il coraggio di buttar fuori un poveretto che attraversa un momento di sorte avversa, vero? Non è bello. Oh, la smetta con le sue scene. Le sue paroline dolci e le sue smancerie non attaccano con me, Michael Shane. O l'affitto o se ne va. Senta. Chi è? Sono io, Merle. Aspetta un momento, tesoro. Venga, vada nell'altra stanza e non si faccia vedere. Ma perché devo... Dia retta a Michael Shea. Oh. Oh no! No, 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 no! Puoi entrare, amore? Non mi chiamare amore, brutto, schifoso, ignorante, infedele, falso, bugiardo. Oh no, amore mio, non potevo certo permettere che buttassi via tutta la tua vita con un insulso imprenditore commerciale. Io ti amo. Tu non mi ami, vigliacco! No, no! No, per favore! Queste cose valle a raccontare alla tua rossa. Ma quale rossa? Quella di Chicago. Oh. Ecco che cosa c'è di sbagliato in voi donne. Credete sempre a qualsiasi stupida favola vi raccontano. Favola, eh? Già. Tu non sei l'unico investigatore privato. Senti cosa ha scoperto questo. Non c'è dubbio che la signorina Ruby Raymond, ecco, accompagnasse il signor Shane per motivi di lavoro. Ma il rapporto dell'investigatore incaricato alle indagini dichiara che esisteva fra i due una profonda relazione sociale. Una profonda relazione. Cosa mi rispondi, Michael Shane? Gelosa, eh? Prova che mi ama. Amarti? Io no, 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 aspetta, amore. Il telefono. Ehi, Merle, trattalo con cura. È il tuo regalo per il mio compleanno. Sì, pronto? Mike, è l'ispettore Peterson. Ah, salve, ispettore. È l'ispettore. Abbiamo finito di controllare quel Fournier adesso. Devo ringraziarti, sai, è stata un'ottima informazione. L'attività commerciale era un paravento. Ha precedenti che interessano tutti gli articoli del codice. Bigamia, ricatto, contraffazione. Senta, ispettore, le spiace ripetere, per favore. Fournier ha precedenti che interessano tutti gli articoli del codice. Bigamia, ricatto, contraffazione. Ottimo lavoro, ispettore. Grazie per avermi telefonato. Grazie mille a te. A presto. A presto. Beh, sono spiacente, cara. Dovevo farlo. Dovevo salvarti da un amaro risveglio.
Oh, Mike, sapessi quanto mi sei mancato. Ah, ecco la mia piccola Merle. E non dovrai mai più preoccuparti. Non ti lascerò per nessun motivo, sai. D'ora in avanti sarò chiamato Mike, il marito premuroso. E smetterai di fare l'investigatore privato? Ehi, ma che cosa c'è di male nel fare l'investigatore privato? Io voglio essere tua moglie, non la tua vedova. Prendere o lasciare? Beh, devo riconoscere che non mi lasci molte alternative. D'accordo, accetto. Ah, Mike, è splendido. Troverai un nuovo lavoro, ci sposeremo, compreremo un ranch, alleveremo polli. Alleveremo polli? Beh, non solo quelli. Ah. Oh! Buongiorno, amore, non ti ho svegliata, vero? Oh, no, Mike, sono sveglia da ore. Allora comincia a preparare la licenza di matrimonio, ho trovato un lavoro. Davvero? Ah, ma è una notizia stupenda. Che lavoro è? Uno che ti piacerà. Mm-hmm. Nella compagnia aerea Thomas. Ah, sì, come operaio. Già, ti farò il resoconto completo stasera. A presto, amore. A presto, Mike. Grazie, Joe. Mi hai tolto dai guai. Figurati, ne vorrei una dozzina in gamba quanto te. Servono dei bravi poliziotti per tenere d'occhio un posto del genere. Ah, che resti fra noi. La mia ragazza non deve saperlo almeno finché non ci saremo sposati. Se l'è bevuta che faccio l'operaio. Lo sei. Via, non scherzare, Joe. È scritto addirittura sul tuo tesserino, Mike. E anche per tutti gli altri qui dentro dovrei essere un operaio. Ma io non ne so niente di questa roba. Segui i nostri corsi e imparerai. E intanto incomincia a tenere gli occhi bene aperti. Ah, dovrei fare la spia. No, grazie a non contarci. Ho sempre detestato gli informatori e le spie. E chi ti ha detto che devi fare l'informatore? Siamo in guerra, sai. Io parlo di sabotaggi. Ah, così la faccenda cambia completamente. E quando è che devo cominciare? Immediatamente, beh, Mike. Per prima cosa dovremo prenderti le impronte. Dei piedi? Beh, ogni tanto qualcosa di diverso. Incomincerai subito a seguire il tuo corso di addestramento. Bene. Attenzione, a tutti gli addetti alla sorveglianza. Nessuno deve entrare o uscire dallo stabilimento. Capo, in amministrazione c'è stata una rapina. Dove va Vanderhoeven? Là, per terra. È vivo, è solo svenuto. Chiama il dottore. Subito. Com'è successo? Sono arrivato pochi secondi fa e l'ho trovato sul pavimento. Ho dato subito l'allarme. Controlli la cassaforte e guardi se manca qualcosa. Buongiorno. Venga, dottore. Come sta? Sta rinvenendo. Capitano McCordy, presto! Un furto. Cosa manca? I diamanti. Sicuro? Sì, hanno vuotato il cassetto. Era una nuova partita arrivata l'altro ieri, del valore di $100,000. Avverta immediatamente il signor Thomas. Come mai una fabbrica di aeroplani si interessa di diamanti? Li usano negli stabilimenti. Ma non ti arrabbiare, domandavo soltanto. Sono diamanti industriali, servono nella meccanica di precisione. Dai pistoni, ai quadranti, alla strumentazione, alla trafilatura. Almeno saranno stati assicurati. Non è un problema economico. Dallo scoppio della guerra le scorte di diamanti sono limitate. E la loro distribuzione è legata alle esigenze belliche. Ah. Come si sente? Non molto bene. Danke. Cos'è successo? Veramente non lo so. Stavo aprendo la cassaforte, come faccio sempre quando arrivo alla mattina. E improvvisamente sono stato colpito. E non ricordo più niente. Ha visto chi l'ha colpita? No. È avvenuto così in fretta. Stamattina a che ora è arrivato? Oh, puntuale come sempre. Proprio alle 7:30. E ha aperto subito la cassaforte? Sì, signore. Chiunque abbia fatto il colpo ha avuto molto tempo per scappare. Sarà stato visto dai sorveglianti all'uscita. Alle 8 di mattina c'è il cambio di turno per 6.000 persone. Ha scelto l'ora migliore. Dottore, potrebbe per favore medicarmi la ferita adesso? Vorrei andare a casa, non mi sento bene. Ma certo, venga con me. Torniamo in ufficio. Sì. Capitano McCordy? Allora, ha scoperto qualcosa? Non ancora, signor Thomas. Magnifico, vuol dire che qualcun altro si occuperà delle indagini. Ma, signor Thomas, io... Io so solo che è avvenuto un furto e che non è stato ancora fatto nulla a riguardo. Mi scusi, ma qualcosa lo abbiamo fatto. Ah, sì? E lei chi è? Io... È Michael Shane, un mio collaboratore. Che cosa sarebbe stato fatto? Abbiamo un indiziato. Di chi parli? Da quanto mi risulta, se uno è veramente svenuto, non sbatte le palpebre, neanche se gli infili due dita nell'occhio. Sia più preciso, non mi piacciono gli indovinelli. Credo sia abbastanza probabile che Vanderhoeven abbia rubato i diamanti e che dopo averli fatti sparire si sia colpito e abbia fatto finta di essere svenuto. Non ha senso. Vanderhoeven ha delle ottime referenze ed è un bravissimo tagliatore di diamanti.
Sarà anche un bravissimo tagliatore di diamanti, ma come attore vale molto poco. Lei mi sembra molto sicuro di sé. Certamente, solo che non si può mandare in galera uno solo perché sbatte le palpebre. E che cosa suggerisce? Ecco, se per lei va bene, vorrei cercare di saperne un po' di più su questo Van der Hoeven. D'accordo, mettetevi al lavoro e non trascurate niente. Bene. Un'altra cosa, voglio che questa storia non esca da queste mura. Niente polizia, né giornalisti, nessuna pubblicità, silenzio assoluto. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Sì, sì, bene. Buongiorno, il portiere non c'è, lo sostituisco io. Ah, sono della compagnia dei telefoni, abbiamo avuto una chiamata da un certo Van der Hoeven. Non credo che abbia più bisogno di lei ormai. L'unico guaio con quel telefono è che ora ve lo porterete via. Non risulta che non ha pagato la bolletta? No, la pagava sempre regolarmente. Il signor Van der Hoeven era un vero gentiluomo, è stato davvero molto triste vederlo andare via. È andato via? Quando? Saranno ore ormai, mi ha ringraziato e detto arrivederci stamattina presto. Ecco che vengono a prendere il suo baule. È qui Van der Hoeven? Il baule, eccolo là. State attenti, è pieno e pesa moltissimo. Grazie mille. Oh, si figuri. Sentite, ragazzi, andate giù in centro? Certo. Mi dareste un passaggio? Certo, muti su. Grazie. Grazie infinite per il passaggio. Se vuole la portiamo più avanti dopo aver scaricato il baule. No, no, grazie. Qui per me va bene. Ora va nel nostro appartamento. Ricordati che non devi uscire per nessun motivo. Ti telefono più tardi nel pomeriggio. Gut, ja. Ehi, taxi! Taxi! Ehi, amico. Stampamene uno così. Se ne fa 100, il costo è lo stesso. A me ne basta uno. Come vuole. Cosa ci scriva? Dixie Dry Goods, Atlanta, Georgia. E il suo nome la qualifica presidente, direttore e amministratore. Non è male come idea, già. E come ti chiami? Sherman. Oh no, è orribile. Ehi, cosa intendi dire? No, no, non c'è niente di personale. Solo che Sherman e Atlanta non stanno bene insieme. Ah. Ho trovato. Henry Breckenridge Lee, presidente. Stampa. Sì, signore. Ah, mettici anche un colonnello davanti. Sì, signore. E anche uno junior alla fine. Lo sa, anch'io sono uno junior. Mio padre è stato uno dei primi a venire in California. Le tue origini me le racconti un'altra volta, caro Sherman. Ora stampa. Sì. Il colonnello Henry Breckenridge Lee ha urgenza, una poderosa urgenza. Buongiorno. Buongiorno, sono la signorina Hoffman. Molto onorato di fare la sua conoscenza. Vuole accomodarsi di qua? Grazie. Dopo di lei. Grazie. Ah, c'è una gran quiete qui dentro. Vede, mi aspettavo di trovare molta più gente. In effetti i nostri clienti non vengono qui direttamente. Di norma i nostri affari vengono trattati dai rappresentanti sul posto. Ah già, certo, giusto, giusto. Vuole accomodarsi? Il signor Hagerman la raggiungerà, vada ad annunciarla. Lei è molto gentile, aspetterò. C'è un cliente, ecco il suo biglietto. È in sala d'aspetto. Va bene, continuate a sballare, torno subito. Colonnello, il signor Hagerman. Salve. Salve, ai suoi ordini. Mi interesso del settore, vorrei conoscere la vostra produzione e i vostri modelli. Molto gentile, colonnello, prego, si siede. Grazie. Ha già lavorato con la nostra ditta in passato? No, a dire il vero, la mia catena di negozi fino ad oggi ha trattato un altro genere di abbigliamento. E come mai la sua scelta è caduta su di noi?
Vede, io sono un tipo molto sentimentale, nostalgico. Il nome di mia madre prima di sposarsi era Daisy Bell. Signor Agerman? Sì. Deve scusarmi, una telefonata. Non si preoccupi, ho molto tempo a disposizione. Ti avevo detto di non lasciare l'appartamento. Yeah, right, ma dovevo riferirti un messaggio. Era troppo rischioso parlare al telefono. Di che si tratta? Non devi spedirli nei vestiti con la nave di stanotte. Perché no? Gli americani hanno scoperto il nostro trucco. E sanno anche di noi? No, solo del trucco. Come hai fatto a saperlo? Ho un informatore alla dogana, una persona fidata. Aspetta, non muoverti. Devo liberarmi di un cliente. Torno subito. Oh, credevo che mi avesse dimenticato. Mi scusi per averla fatta attendere. Lasci perdere, mi faccia vedere qualche modello e così parliamo un po' di affari. Spiacente, dovremo rimandare a lunedì mattina. Il sabato si chiude a mezzogiorno. Già, certo. È un vero peccato. Sa, avevo in programma di lasciare la città stasera o domani al più tardi. In questo caso non c'è problema. Dirò al nostro rappresentante di Atlanta di venirla a trovare. Davvero molto gentile da parte sua. E comunque, almeno mi mostri il magazzino, così vedrò il suo campionario. Oh, purtroppo prima di lunedì non è possibile. Hanno già chiuso tutto ormai. Sono molto spiacente. Oh, non importa, signor Agerman. Cercherò di ripassare quando tornerò in città. L'attendiamo. Può contarci. Buona giornata. Grazie, anche a lei. Rudolph, quell'uomo è un impostore. È un investigatore della compagnia aerea Thomas. Ne sei sicuro? Naturally. Allora dobbiamo controllare le sue mosse. Signorina Hoffman. Sì? Vada alla finestra e riferisca. Dobbiamo agire in fretta. Rispondo io. Salone di bellezza Merle Garland. Ciao, tesoro. Ciao, Mike. Oh, mio Dio, ma che cos'è questo rumore? Mi dispiace, ma ti sto chiamando dallo stabilimento. Ah, davvero? E va tutto bene? Certo. Scusa, non ho sentito. Che cosa hai detto? Ti ho chiesto come va il lavoro. Oh, benissimo. Sto incominciando a prenderci la mano. Senti, io ti ho chiamato per dirti che non potrò venire a cena con te stasera. Sai, mi hanno chiesto di fare dello straordinario, purtroppo. Oh, mi dispiace, tesoro, di non poterti vedere, ma ho preso questo lavoro molto sul serio, sai? Però ti assicuro che non ho smesso di pensarti neanche per un istante. Oh, Mike, sono tanto contenta di sentirtelo dire. Parla più forte, non riesco a sentire nemmeno una parola. Ho detto che sono felicissima, che sono tanto contenta che ti trovi bene in questo nuovo lavoro. Ti piace davvero? Oh, ma certo, non ne farei nessun altro. Oh, Mike, vuoi sbrigarti? Ora devo lasciarti, cara. Ti chiamerò più tardi in serata, eh? Va bene, a presto, cara, a presto. Oh, parlavo con la mia fidanzata. Ehi, taxi! Taxi! Dove andiamo, signore? Giri a destra e si ferma. Bene, signore. Allora? È salito su un taxi. Continui a guardare. Se n'è andato, forza, sbrighiamoci. Thank you.
mi dispiace. Scusi, non l'avevo vista. Oh, avete per caso... avete delle maschere. È ritornato, è entrato nel negozio qua sotto. Dobbiamo liberarcene. Se ci sorveglia i bauli non possono uscire. Vuoi mandare lo stesso i vestiti a Honolulu? Non sarà troppo pericoloso? Solo i vestiti, non i diamanti. E chi li porterà i diamanti? Lo deciderà Goebel. Ora ascoltatemi attentamente. La signorina Hoffman e io usciremo. Se quel ficcanaso ci seguirà, porterete fuori i bauli immediatamente, chiaro? Supponiamo che non vi segua. E in quel caso cercherà di entrare qui dentro. E ovviamente Felix penserà a riceverlo. Lo riceveremo insieme, Felix? Mm-hmm. Niente pistola, chiaro? Trattenetelo solamente. Tu va subito da Goebel. Passa dal retro. E porta con te questi. Andiamo. Guardi, come mi sto? L'ho spaventata, eh? Anche a me facevano sempre paura da ragazzino. Oh, guarda questa. È carina, se la provi. Signora, che cosa ne pensa? Decisamente affascinante. Dandogli una pettinata sarebbe fantastica. Dunque, allora vediamo. Eccone una per me. Taxi. Union Street. Senta, avete degli attrezzi? Attrezzi? Sì, cacciaviti, martelli. Cacciaviti e martelli, no. E dove potrei trovarli? Dietro l'angolo, 15ª strada. Perfetto, grazie dell'ospitalità. Sarà meglio chiudere, Betty. Potrebbe tornare. Sì. È lui. Princess Snow, la Ponte A, cabina 24, signorina Connie Ross, Honolulu. Non muoverti. Cammina. Il signor Ackerman sarà felice di vederti. Anch'io non vedo l'ora. Questa sì che è una bella sorpresa. Sono molto felice di vederla. Lasciamo stare i convenevoli. Come vuole. Da dove è entrato? Mi sono travestito da giornale del pomeriggio. Dal tetto. Ha rotto il lucchetto del lucernario. Con questi. Ah, è così. Eccellente. Lei chi è per l'esattezza? Per l'esattezza Oliver Twist. Cosa intende farmi? La consegnerò alla polizia. Balle. Avere la polizia qui intorno è l'ultima cosa che vuole. E perché mai? Ho un paio di teorie che me lo fanno supporre. Per molti versi lei è un uomo in gamba e per altri è solo un ingenuo. Io svolgo un'attività commerciale legittima, tratto affari da 5 anni almeno. Pago le tasse e rispetto la legge. E ruba diamanti industriali che esporta poi clandestinamente.
Perquisiscilo. Quello che cercate potete trovarlo in questa tasca. Fra quelle carte c'è la mia tessera. Oh, grazie infinite. Compagnia aerea Thomas. Michael Shane, operaio. È molto interessante. Avanti, avanti, andiamo. Dove? Dove di solito scarica i clienti, scomodi. Scarico? Lei è una persona davvero divertente, signor Shane. Spontanea. Senti, ti dispiace se mi siedo? Non sparare, idiota! Andiamo, Carol, torniamo a casa. Oh, scusi. Ehi, Joe, presto, dammi un paio di uomini e ti riporto quei diamanti entro un'ora. Mi dispiace, Mike, hai troppa immaginazione. E comunque è più di un'ora che sei fuori dal libro paga. Cosa? Licenziato? Ordini di Thomas. Ma che cosa ho fatto? Il titolare di una ditta di abbigliamento ha chiamato Thomas dicendo che sei entrato a forza nei suoi uffici. È quello che ti dicevo, Joe. Lui è il capo della banda coinvolta nel furto. Ora vado a parlare subito con Thomas e gli racconto... No, non puoi andarci. Se lo fai, sarò licenziato anch'io. Joe, dammi solo un paio di uomini. No, mi dispiace. Purtroppo per te è andata così. Se recuperi la rifurtiva, Thomas ti darà una bella medaglia. Beh, digli di lucidarla bene, perché quando avrò finito con Hagerman e Van der Hoeven, probabilmente mi sarò guadagnato davvero una bella medaglia. Oppure una lapide. Aspetti un attimo, ho un lavoro urgente. Mi dispiace, sto chiudendo, sono alle 5. Ho bisogno di un altro biglietto da visita. Oh, se per questo ci vorrà un secondo, la matrice è qui. No, ne voglio uno diverso questa volta. San Fernando, agenzia immobiliare, Los Angeles e California. Senta, lei come ha detto che si chiama? Sherman. No, dica il nome per intero. Theodore Sherman Junior. D'accordo, scriva Theodore Sherman Junior, direttore commerciale. Sa, questo è uno degli affari più strani. Si metta subito al lavoro, mi dispiace? Sì, certo. Sono pronto. Venga. Ciao, Merle. Salve, signor Shane. Come stai, lavoratore? Hai un aspetto meraviglioso. Attenta, sono tutto sporco di grassa. Non importa, sono così felice. Ah, Merle, ti presento il signor Sherman e la signorina Garland. Molto lieto, signorina. Buonasera, signor Avanti, Sherman. Avanti, glielo dica. Su. Sono il direttore commerciale di una immobiliare di San Fernando. Ho conosciuto Mike oggi pomeriggio in fabbrica. È amico di un collega. E mi ha detto che eravate interessati al ranch dei Dodson. Oh, sì, Michael e io desideriamo quel posto da moltissimo tempo. È davvero una bella proprietà, signorina Garland. E per una incredibile coincidenza, proprio oggi, la famiglia Dodson si è rivolta alla nostra società per la vendita. Davvero? Sì, vede, il signor Dodson è morto. Già, poveretto, il cuore. Oh. E la famiglia ha bisogno di soldi. So bene che nessuno ama trarre un vantaggio dalle disgrazie altrui, ma in questo caso direbbe addio ad un affare. Ma quanto ne vogliono? 6.500. Ma l'ultima volta loro ne chiedevano 9.000. Sì, lo so. Esatto, ecco perché sono qui. Stasera lei potrebbe comprare il ranch per 6.500 con un anticipo di soli $1.000. Mi rendo conto che è un ottimo affare, ma dobbiamo decidere stasera. Tesoro, a quei poveretti servono i soldi del funerale subito. Sicuramente domani arriveranno dei compratori. Noi invece potremo concludere ora l'affare. È psicologicamente il momento giusto per trattare. Beh, tu cosa ne dici, Mike? Penso che dovremmo comprarlo. In fondo ho un lavoro, no? È vero, da un giorno soltanto, ma so che non lo lascerò più, tesoro. D'accordo. Cosa devo fare? Mi dia un assegno di $1.000 intestato a Dodson e Mike ed io glielo andremo a portare subito. Già. Ma per la rimanenza? Rimanenza? Vabbè, la rimanenza sarà divisa in rate molto basse, davvero accessibili. Ce la faremo benissimo, tesoro. Affare fatto. Vado a prendere il libretto. Ha prenotato, signore? Sono appena arrivato. Dove faccio il biglietto? Mi segua. Grazie. Ecco, signore. Ah, bene. Senta, avrebbe una cabina libera sul ponte A? Sì, credo di poterla accontentare. Bene. La 25 è libera, è il mio numero fortunato. La 25 è libera? Ah, splendido. Il suo nome, signore? William Dodson. William? D-O-D-S-O-N. Esatto. A 25.
Signor Dodson, sono 195 dollari. Ah, sì. Ecco, avrei un assegno di $1,000 intestato a mio nome, va bene? Di regola noi non li accettiamo. Ah, e tutto quello che dovrete fare con quell'assegno è versarlo in banca lunedì mattina. Se per caso è scoperto, chiamerete la nave per farmi arrestare. Se invece è coperto, chiamerete la nave e mi fate dare il resto. Molto semplice, no? È semplicissimo, lo gira per favore. Sì, certo. Ecco, tenga. Le faccio una ricevuta. Assegnata la A25. Ecco biglietto e ricevuta. Buon viaggio. Grazie tante. Andiamo. Ehi, amico, lascia le valigie nella mia cabina, d'accordo? Grazie, signore. Mike! Non credo ai miei occhi, Ellen Shaw! Sapessi come sono felice di rivederti. Oh, sei splendida, Ellen. Grazie. Che sorpresa! Ma quanto tempo è passato dall'ultima volta? Troppo. Come stai? Beh, non me la passo male. E tu invece? Oh, benissimo. E io non sono Ellen Shaw, ma Connie Ross. Connie Ross? Già. Che c'è? Non ti piace? Oh, certo che mi piace. Ma perché l'hai cambiato? E cosa potevo fare dopo tutta quella pubblicità sul mio divorzio? Ah, sì, già. Devo riconoscere che quel tizio ti ha fatto passare un brutto quarto d'ora. Guarda che hai contribuito anche tu, Mike. Ma ormai questa è storia vecchia. Ora sono una donna d'affari. Ho un negozio di abbigliamento a Honolulu. Allora mi farai da guida per la città. Vai a Honolulu? Sì. Bene. E questa volta chi starà pedinando quel segugio di Michael Shane? Oh, no, no. Sono un semplice turista in viaggio di piacere. E mi chiamo Bill Dodson. Bill Dodson, eh? Viaggio di piacere. Che bugiardo. Sono qui per divertirmi. E sono Bill Dodson, ma solo per gli altri. Bene, come vuoi. Sono sul serio felice di rivederti, Mike. Anch'io. Su, vieni, andiamo nella mia cabina. Ti offro da bere. È un'ottima idea. Credo proprio che sarà un viaggio di piacere. Buonasera, signorina Ross. Ah, ciao, Nappi. Sono molto felice di rivederla. Bill, lui è Nappi, il miglior cerimoniere dei sette mari. Ti presento il signor Dodson. Merci, madame. Napoleon Pierre Dubois. Sarà un piacere servirla, signore. Grazie. Nappi, vorresti portarci del... Ghiaccio con soda, madame. Sì, certo, Nappi. Sai, questo è il genere di servizio che ho sempre desiderato. Siamo arrivati? Cosa? Ah, questa è la tua cabina. È come se fosse casa mia. Vi ho già fatto 10 traversate. Oh, ma che coincidenza. Io sto nella cabina accanto. Oh, no. Messe magnifique. Eh? Ah, sì, è davvero magnifique. Anche per me se magnifique. Buonasera. Mi perdoni, signorina Ross, permetta che mi presenti. Juan Arturo O'Hara. Le auguro di fare il viaggio più piacevole della sua vita. Oh, molto gentile da parte sua. Ma lei sa il mio nome, ci conosciamo? No, l'ho letto sulla lista dei passeggeri. Lei è Connie Ross di Honolulu, vero? Sì. Allora abbiamo un'amicizia in comune, credo. Len Brixton di Boston. Oh, lei è un suo amico? Certamente, e lui mi parla spesso di lei. Ah, che carino. Le presento il signor Dodson, il signor O'Hara. Salve, Dodson. Buonasera. O'Hara, con il suo nome di battesimo e un cognome che c'entra poco. È mio padre il colpevole. Si sposò con una bellissima cilena. Brindiamo alla fortuna di avermi conosciuto. Davvero modesto. Entri. Faccio strada. Non credo che troverà mai più una scusa migliore di questa. Ehi, ma quanto è grande! Accomodatevi pure. E dov'è la bene, piscina? Poggia qui il vassoio e versa da bere, sì, signori. Madame. Anche per te, Nappi. Grazie, per me è madame. Solito. Cosa desidera, signor Dodson? Solo un po' di scotch, liscio. Ah, sì, piccolo. Lo stesso drink di prima, signor Juan? Sì, Nappi, vecchio mio, ma stavolta un po' diverso. Mettici più bourbon, eh? Oh, certo. Lei e Nappi siete amici? Sì, un'amicizia di lunga data. È dalle 8 che sono a bordo. Oh, credevo veramente che foste vecchi amici. Ma è così. Dopo che Nappi ha disfatto i bagagli di qualcuno, sono sicuro che lo conosce meglio di sua madre. Oh, e cosa hai potuto apprendere dai bagagli del signor Juan, Nappi? Oh, mi perdoni, madame. Ma dire una cosa del genere sarebbe molto sconveniente. Oh, no, diccelo. Ti autorizzo, Nappi, avanti, di tranquillamente. Su. Non è corretto. Prima o poi lo verremo a sapere comunque, coraggio. Avanti, d'accordo, parla. Va bene, madame. Ho scoperto che il signor Juan è un uomo importante ed è solito viaggiare moltissimo. E questo dopo aver disfatto la prima valigia. Ora di che cosa hai scoperto dopo aver aperto la seconda valigia e aver dato un'occhiata alle mie carte. Oh, no, signor, la prego. Sì, veniamo a soldo. Avanti, diglielo. Va bene, se il signor insiste. Il signor Juan ha avuto un importante incarico governativo e viene da Washington per occuparsi di affari alle Hawaii, nelle Filippine e in Asia. Ed è
Un banchiere molto importante. Un banchiere? Abbiamo invitato l'uomo giusto. Che vi dicevo, Nappi sarebbe un grande investitore. Sarei curiosa di sapere cosa direbbe di te dopo aver disfatto le tue valigie. Già disfatte, madame. Dice sul serio? Sì, signore, spero che troverà le sue cose in ordine. Ma quest'uomo è un prestigiatore, un vero genio. Avanti, Nappi, dici cosa hai trovato. Forza, dai, non farti pregare. Hai raccontato tutto di lui, adesso tocca a me. Va bene, signore, solo mi dispiace dover dire che il contenuto del bagaglio del signor Dodson mi ha detto molto poco di lui. Nappi, mi deludi, non è possibile. A dire il vero, però, una cosa l'ho scoperta. E cioè? Ho capito che la decisione di imbarcarsi l'ha presa all'ultimo momento. Lei ha fatto i bagagli molto in fretta, signore. Devo riconoscere che è molto in gamba. Cosa? Nemmeno un documento? Oh, sì, signore, ce n'erano moltissimi. Ah, dai, no, così va meglio. Cosa... Allora, ti andiamo, papà. Mi dispiace dirlo, ma si trattava solo di conti non pagati. Allora era proprio il mio bagaglio, bravo Nappi. Bene, stiamo salpando. Oh, allora buon voyage. Oh sì, buon viaje. Che sia un viaggio favoloso. Ecco il mio augurio. Por un viaje lieno de emociones, aventuras y romances. Lasciamo da parte gli indovinelli. A un viaggio pieno di emozioni, avventure e amore. Così va meglio. Tutto qui? Vorresti forse aggiungere qualcos'altro, Bill? Sì, desidero un pizzico di mistero. D'accordo. Alle emozioni, all'avventura, all'amore e al mistero. Salute. Salute. Lascia, rispondo io. Permesso. Ma certo. Pronto? Vieni immediatamente nella mia cabina. È sul ponte B, numero 101. Certamente, sono felice di venire. Grazie, comandante. Dovete scusarmi, ma mi devo assentare per alcuni minuti. Quando sei a bordo di una nave, l'invito del capitano è un comando. Nappi. Sì, madame. Occupati dei miei amici, per favore. Certo, madame. Fa presto. D'accordo. È una donna molto attraente, devo ammetterlo. Già, ed è sempre più raro incontrarne. La conosce da tanto? Beh, da un paio d'anni. Vede, non desidero certo immischiarmi nella sua vita privata, ma... Voi due per caso viaggiate insieme sulla Princess Nol? No, per quanto mi riguarda, lei ha via libera. Bueno. Me ne prepari un altro, per favore. Sì, sì. Lei che cosa vuole bere? No, grazie, niente per me. Vado a dormire. Ci vediamo sul ponte domattina. Ah, d'accordo. Buonanotte. Buonanotte. Fatto, signore. Sono rimasto solo. Beh, vado a letto anch'io. Buenas noches, Snappy. Dormi bene. Grazie, signore. Buonanotte. Accomodati. Sei davvero affascinante, mia cara. Grazie. Che succede, Ackerman? Su questa nave il mio nome è Ackman. Siediti. Ne vuoi uno? No, grazie. Sul ponte parlavi con un signore. Lo conosci bene? Sì, abbastanza. Sapeva che eri sulla nave? No, non lo vedo da 2 anni. Ne sei sicura? Certo che lo sono. Perché questo terzo grado? È Michael Shane, un investigatore. Ed è l'uomo che è entrato oggi nel deposito. Mike? Sì. Oh. Ora capisco perché è a bordo. Beh, grazie per avermi avvertita. Non sa che io sono qui. E non deve saperlo. Va bene. Nient'altro? Sì. Sorveglialo attentamente e tienimi informato. D'accordo. Ciao, Nappi. I miei amici sono andati via. Oui, madame. Subito dopo di lei. Sono andati a dormire. Le posso essere utile in qualche modo? No, grazie, Nappi. Molto bene. Buonanotte, madame. Buonanotte. Vorrei la cabina A25. Pronto? Ciao, Ellen. Vediamoci subito sul ponte passeggiata. Va bene, arrivo.
Io spero di non disturbare, signor Juan. Niente affatto, vecchio mio, di pure. Voleva che l'avvertissi se il suo amico lasciava la cabina. Beh, è uscito proprio ora e anche la signorina Ross, pochi istanti prima di lui. Oh, quei due tramano alle mie spalle, allora. Bene, dovrò prendere dei provvedimenti. Grazie tante, vecchio mio. È un piacere, signor Juan. Allora, mia cara Connie, eccomi, che ti prende? Mike, che ci fai a bordo di questa nave? Te l'ho detto prima, un viaggio di piacere. Lascia perdere, ora stai parlando con Ellen. Ti dirò tutto. Sono stato assunto da un miliardario di Mezzeta per pedinare la sua giovane amante e presentargli un rapporto circa le sue eventuali distrazioni durante il viaggio. Sei un bugiardo. Non sono il solo. A chi ti riferisci? Tu cosa ci fai a bordo? Sto tornando a Honolulu. A Honolulu, lo so, ma perché? Io ci vivo, Mike, i miei affari sono lì. In quale campo, Ellen? Nell'abbigliamento, te l'ho già detto, no? E come mai vai avanti e indietro così di sovente? Ma per acquistare vestiti, ah, semplice. Ah, ah. D'accordo, Mike, pensa quel che vuoi. Ma credimi, non ficcare il naso in questa faccenda, per il tuo bene. Senti, Connie, è stato il capitano a suggerirti di dirmelo? Sei furbo, ma ricordati che molti furbi spesso finiscono male. Oh, perché non usano bene la testa. E io, oltre a saperla usare bene, ci tengo moltissimo alla mia. Accetta il consiglio di un'amica. Non ficcare il naso. Sta giù. Ma cosa è stato? Se vuoi la mia opinione, è un fallito attentato alla vita di Michael Shane. Non ho sentito lo sparo. Ha usato il silenziatore, ecco perché non l'hai sentito. Dovrei prendere più sul serio il mio consiglio. Uno potrebbe sospettare che mi hai fatto fare da bersaglio, sai? Anche se stavi scherzando, non è divertente. Ah, non pensarci. Ma che fate qui? Oh. Oh, è un gioco nuovo? Qualcuno potrebbe definirlo così. Scherzi a parte, qualcosa non va? Giocavamo a nascondino e siamo scivolati. Credo che andrò in cabina a dormire, è più salutare. Qua sull'aria è pungente, se a voi non dispiace. Buonanotte. Buonanotte. Buenas noches, signor. Grazie. Sa, non mi è simpatico, Dodson. Penso sia reciproco. Mi ha detto che siete vecchi amici. Ha detto così? Mm. Che lavoro fa? È un... Oh, si occupa di moltissimi affari. Sì, speriamo che non voglia interferire proprio con i nostri. I nostri? In che senso, scusi? Oh, io mi riferivo ai nostri piani. A quali piani? A uno in particolare. Su, continui. Beh, la prima cosa da fare è di riuscire a sbarazzarci di Dodson. Così l'unico uomo a bordo per quanto la riguarda sarà Juan Arturo O'Hara. Il rampollo della grande dinastia O'Hara e ogni suo desiderio è un ordine. Lei crede? Thank you.
Ehi, dove sono finiti i salatini al formaggio? Nello stomaco del signor Dodson. Oh, molto arguta. Venga, Dodson. Grazie. È la nostra ultima notte a bordo e ho scritto una poesia. Connie, Bill e Juan viaggiano in caravella e fanno una vacanza molto bella. Domani a Honolulu arriveranno, con l'augurio che tutti e tre vivi saranno. E perché mai non dovrebbero esserlo? Non si sa che può accadere. Già, è vero. Con uno in giro armato di pistola con silenziatore, non si sa che può accadere. Il signor Dodson ha capito perfettamente. Mm. Signor Dodson? Sì? Un messaggio per lei. Ah, sì, dammelo. Tieni. Grazie. Sono così popolare. Ehi, sentite cosa c'è scritto qui. Lei e i suoi due amici, dovreste essere voi due, siete invitati a una caccia al tesoro. Se vi interessa dovete seguire le istruzioni incluse. Firmato gli allegri furfanti della Princess Nola. Post scriptum, la caccia comincia a mezzanotte. Mezzanotte? Gli allegri furfanti faranno baldoria senza di me. Aspetta, aspetta, non è ancora finito. Recatevi sul ponte e aprite il portello 4. Trovate la stiva B, aprite il baule della ditta Daisy Bell, abbigliamento, strappate un bottone da uno dei vestiti e portatelo sul ponte passeggiata. Se ci riuscite sarete premiati, se invece fallite verrete penalizzati. Ah, divertente, faccia vedere. Per le persone che organizzano giochi cretini ci vorrebbe la fucilazione. Hai ragione, Connie, approvo. Voi non partecipate? Stasera la piccola Connie va a letto presto. Anche il piccolo Bill. Vorrà dire che Juan Arturo andrà a cacciare da solo. Alla caccia. Mm. Sentito, sono le 11:30. Esatto. Se volete scusarmi, sto morendo di sonno. Anch'io. Va bene, andrò da solo a quella caccia al tesoro. È una notte ideale per andare a caccia. Non sarà così incosciente da scassinare il baule di uno sconosciuto. Oh, apparterà di certo a uno di quegli allegri furfanti. Bene, ci vediamo domattina. Verremo a trovarla in prigione. Hasta luego. Au revoir. Allora, buonanotte. Buonanotte. Oh, mi scusi, no? Le serve qualcosa, madame? No, grazie, Nappi. Torna a dormire, Nappi. Grazie, monsieur. Buonanotte. Buonanotte, madame. Mi scusi, madame, mi aveva chiesto di riferirle se il signor Dodson usciva. Beh, è appena uscito. Ah, grazie, Nappi. Prego, madame. Cabina B101, per favore. Pronto? Sono Connie. Ho bisogno di vederti. Vengo immediatamente. Ci sono novità? Direi proprio di sì. Come ti è venuto in mente di mandare quell'invito per la caccia al tesoro? Di che cosa stai parlando? Dei bauli nella stiva. Se per caso scoprono i diamanti nei bottoni, sarò io a finire in prigione. Calmati, Connie. Non ci sono diamanti nei tuoi bauli. Ho già fatto 5 viaggi nascondendoli in questo modo. So quello che dico. Le altre volte era così, ma all'ultimo istante Gable non ha più voluto usare il trucco dei bottoni. E allora dove sono i diamanti? Ora vedrai. Sono dentro queste confezioni, mia cara, ricoperti di glassa e miele. È davvero un bel nascondiglio. Sì, Gable ha avuto un'idea veramente geniale. Ma allora chi ha mandato quegli inviti? Quali inviti, Connie? Ero nella mia cabina con O'Hara e Shane quando è arrivato un fattorino con un biglietto. E appena Shane ha lasciato la sua cabina ti ho chiamato. Un investigatore che decide di partecipare a una caccia al tesoro è davvero molto divertente. Sì, questa è la cosa migliore. Cosa fai? Li terrai nella tua cabina. Qui dentro non desteranno sospetti. E li porterai con te al negozio domani. E quindi, come al solito, Connie dovrà fare la parte più rischiosa, eh? Oh, aspetta un momento, esco anch'io. E dove vai? A una caccia al tesoro.
Non si muove. È sotto tiro. Si volti adesso. Aspettavo da un contrabbandiere. Contrabbandiere? Guarda che ti sbagli. Tieni, leggi questo. Ah, sei dell'FBI? Già. Un momento, aspetta, stai commettendo un grosso errore. Posso spiegarti? Certo, tutto? Ma prima ti metto le mani. Ma vuoi farmi parlare, maledizione? Vuoi ascoltarmi? Sto indagando anch'io su di loro. Non faccio parte della banda, credimi. Sto dalla parte della legge, sono onesto, sono un investigatore privato. Sono tutte balle. Te lo posso dimostrare, ti sto dicendo la verità, ho dei documenti. Adesso potrai alzarmi? Sì. Sta fermo. Ehi, amico, stavo solo prendendo il portafoglio. D'accordo, lo prendo io. Da un'occhiata alla licenza e ti renderai conto che stiamo dalla stessa parte. Lavoro per le industrie Thomas. Spiacente, signore, ma in questi locali i passeggeri non sono ammessi. Beh, il tuo atteggiamento avrebbe ingannato chiunque, mi spiace. Lascia stare. Ho commesso lo stesso errore nei tuoi confronti. Ehi, è stata un'idea tua questa? Non sono così stupido. Allora chi ha chiuso questo portello? Guarda, che c'è? No, e purtroppo è azionato da un meccanismo all'esterno. Possiamo uscire? Non mi viene in mente niente. Allora mettiamoci comodi almeno. Saliamo su questi bauli. Per favore, comunichi al comandante che c'è un problema nella stiva B. Compartimento 4. Pronto? 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 Comandante Brown? Ha chiamato una donna dalla sala di lettura dicendo che ci sono problemi nella stiva B, compartimento 4. Ma quando ho cercato di parlarle, la donna ha riattaccato il telefono. Mi dia al compartimento 4, per favore. Comandante Brown, non risponde nessuno. Grazie. Vada a controllare al compartimento 4, signor Richards. Sì, signore. Sai, O'Hara, continuo a pensare che c'è qualcosa che non quadra. Io invece penso solo a una cosa, all'acqua. Come mai, dopo essere stato per 4 giorni su questa nave, non sapevi che i diamanti non si trovavano nei bottoni? Lo sapevo dalla notte in cui hai aperto il baule. Ed è per questo che pensavi che io fossi uno di loro? Già. Ma se sapevi che i diamanti non c'erano, doveva puzzarti di bruciato quello stupido invito. Beh, dopo tanta fatica non potevo certo tirarmi indietro. Vorresti dire che quell'invito l'hai mandato tu? Sì, era una trappola, almeno questa era l'idea. Già, una bellissima idea. Ma perché? Ho pensato che in questo modo l'uomo che cercavo sulla Princess Noll avrebbe fatto un passo falso e sarebbe uscito allo scoperto. Avete bei sistemi all'FBI. A volte non si seguono le regole. L'unica regola in questo momento è di riuscire a salvare la pelle. Uh-huh. Evviva, lo sciolga, McIntyre. Cosa è successo?
È stato un uomo armato di pistola. E dov'è andato? Sono entrati nella stiva B. Non era solo allora? In principio sì, poi ne è arrivato un altro e sono entrati là dentro. Un terzo ha chiuso il portello. Aspetti, signore. Guardi, la stiva è quasi completamente allagata. La sala antincendi, per favore. Non rispondono. Provi di nuovo. Grazie. Venga con me. O'Hara, credo che la situazione sia disperata. Già, e neanche tanto di mio gusto. Mi sembra di vedere i titoli dei giornali. Investigatore privato e agente dell'FBI annegati a bordo di una nave. Ho la chiave universale, signore. È svenuto. Fermi l'acqua e azioni la pompa. Chiama il medico. Andiamo, Brox. Shane, l'acqua ha smesso di entrare. Già, ormai ti è entrata nel cervello. Ha smesso, non esce più. Come vorrei che anche a me desse di volta il cervello in questo momento. No, guarda, l'acqua sta calando. Penso che tu abbia ragione. Oh, oh. È così, sta calando davvero. La stiva è vuota, signore. Aprite il portello. Grazie, ragazzi. Tenete le mani in alto. Fuori. Salve, comandante. Consegnate le pistole. Che ci facevate nella stiva? Chi siete? Due clandestini che scappavano a nuoto verso casa. Qualcuno di voi ha un fazzoletto da prestarmi? Temo che dovrò portarvi dal comandante. Sì, per noi va bene. Seguitemi, prego. Andiamo. Attenti! Dove ti ha colpito? Chiami il medico, io lo inseguo. Sì, signore. Alla schiena. Come sta, dottore? Fortunatamente la pallottola ha mancato il polmone, non è grave. Quanto tempo dovrò restare a letto, dottore? Oh, non per molto, una settimana, 10 giorni. Il che vuol dire nessuna possibilità di risolvere questo caso, Shane? Pronto? Sì, per lei, signore. Parla al comandante Brown. Sì? Cosa? Vengo subito. Era il mio secondo. Mentre perquisiva la nave, ha trovato il cadavere di un uomo. Le spiace se vengo anch'io? No, certo. Forse è la traccia che stavate cercando. Mike? Sì? Cerca di fare attenzione. Buenas noches. Grazie tante. Gli hanno sparato alla schiena, signore. È Ackerman. A bordo è registrato come Ackman. Lo conoscevo come Ackerman. Chi era? Uno della banda a cui sto dando la caccia. Vuole dare un'occhiata ai suoi effetti personali? Non c'è niente, le valigie sono vuote. L'assassino deve aver buttato tutto in mare. Già, molto probabile. Voglio che la nave venga perquisita da cima a fondo, a costo di restare al largo di Honolulu finché non si trova il colpevole. Senta, comandante, non vorrei disturbarla troppo, ma preferirei che si facesse esattamente il contrario. Si spieghi meglio. Le sembrerà strano, ma vorrei che questa faccenda restasse segreta per un paio di giorni. Ho in mente un piano che vorrei mettere in atto con O'Hara. Beh, è un po' insolita come procedura. Seguirò il suo suggerimento, ma voi due ve ne assumerete la responsabilità. Sì, d'accordo. Molto bene. Grazie, comandante. Ah, buongiorno. Salve. Mi scuso per non averti ancora ringraziata di avermi salvato la vita ieri sera. Non so di cosa tu stia parlando. Dai. Qui a bordo c'è una sola donna misteriosa che poteva avvertire il comandante. Non ti devi montare la testa. C'era in gioco la vita di un innocente che risponde al nome di Juan O'Hara. Oh, a proposito, non l'ho ancora visto stamattina. Ma dove sarà? Chiedilo al tuo amico Ackerman, alias Ackman. Continui a fare il ficcanaso, eh? Mm-hmm. Ieri notte non hai certo imparato la lezione. No, sono sempre stato un pessimo scolaro. Ehi, questo cesto è un regalo per me. Sai, porto sempre queste confezioni di caramelli a Mary. È così cara. È la bambina di una mia amica. Oh, beh, non sia mai detto che io sia uno che ruba caramelle a una bambina. Connie, senti, sono così tante che Mary non se ne accorgerà neanche. No, non posso, Mike. Io di queste vado matto. Non vorrai darle un dispiacere. No, dirai a Mary che il tuo amico Mike te ne ha rubate un po'. Insomma, andiamo.
Bentornata, signorina Ross. Grazie, Charlie. Ha fatto un buon viaggio? Ah, sì, grazie, Charlie. Tieni il cestino, per favore. Vado a controllare che sbarchino i bauli. Torno subito. Io l'aspetto con la macchina al solito posto. Ah, sì, certo. Lei è in arresto. Chi? Io? Lei, signor Shane. Per cosa? Truffa aggravata. Truffa aggravata? C'è una denuncia nei suoi confronti. E chi mi ha denunciato? Si può sapere? La sottoscritta. Ti rammenti di me? Merle, tesoro, che bella sorpresa. Ehi, ragazzi, è stato tutto uno scherzo. Già, avrei dovuto capirlo. Ma il divertente sarà quando ti metteranno in galera, signor Dodson. Ma come, tu? Tu mi hai denunciato veramente? Quello che ti meriti è che ti diano almeno un paio d'anni. Va bene, allora vuol dire che il nostro caro amico, il signor Dodson, ha ingannato entrambe. Io? E nulla potrà rendermi più felice del vedere questo seduttore internazionale, truffatore, che marcisce dietro le sbarre. E scommetto che anche a lei bisbigliava dolci paroline. Dolci paroline e molte altre cose. Ma che cosa dici? Io? Portate via questo imbroglio. Un momento, amore, posso spiegarti tutto? Lo racconterai al giudice, andiamo. Questo è veramente un colpo basso. Ehi, devo prendere i miei bagagli. Signorina Garland, è l'assegno che lei ha emesso intestato a William Dodson e incassato dalla Metzen Line Pacific Company? Sì, vostro onore. Signor Shane, scriva qui sopra il nome di William Dodson. Perché, vostro onore? Voglio confrontare la sua scrittura con la firma sul retro dell'assegno. Non serve, l'ho girato io. Si dichiara colpevole? No, vostro onore. Il processo è aggiornato al 22 di questo mese. La cauzione per il suo rilascio è di $1,000. Ma io non li ho $1,000, vostro onore. Senta, vostro onore, sono in missione segreta per conto del governo. Per favore, vostro onore, mi dia 24 ore di tempo. Le prometto che non scapperò. Considerata l'imputazione, temo che la sua promessa sia un po' poco, signor Shane. Va bene, vostro onore. Allora chiami Juan Arturo O'Hara dell'FBI. È nell'infermeria della Princess Nola. Lui garantirà per me. Verificheremo. Grazie, vostro onore. Stia attento, è più sgusciante di un'angoscia. Oh, non è vero. Non lo perderemo mai di vista. Portate il signor Shane in sala riunione. Grazie. Ah, vostro onore, mi raccomando, faccia presto. Va bene. Grazie. Lei può tornare al suo albergo se vuole. La terrò informata sugli sviluppi. Grazie, vostro onore. Mi passi il comandante della Princess Nola, per favore. Pom pom. Figlia di un istrice concepito in una notte di plenilunio con una medusa. Cosa? Ho delle brutte carte. Signor Shane, il giudice vuole vederla. Sì. Avanti, tira, forza. Ecco, è così. È Jean. Ecco. E non me la dai la rivincita? Intanto conta i punti. Il signor O'Hara garantisce per lei, signor Shane. Le concedo la libertà provvisoria fino alle 10 di domani mattina. Grazie, vostro onore. Ehi, Nappi! Oh, come sta, monsieur? Sono venuto qui a portare le sue valigie. Il signor Juan mi ha detto di fare. Come sta il signor Juan? Bene, bene. Ripartirà con noi domani. Ah, sì, perfetto. Senti, Nappi, qual è il miglior albergo qui per uno come me? Ecco, immagino che non ne voglia uno lussuoso. Immagini bene. Beh, il Continental è discreto. Vada per il Continental, d'accordo. Vuoi che ti dia un passaggio? Davvero gentile da parte sua. Il porto è sulla strada dell'albergo. Ottimo. Sai, se mi va bene una certa cosa, è molto probabile che io salpi con voi. Lo domani. Spero, monsieur. Il signor Juan sarà contento. Hai una sigaretta per caso? Mi dispiace molto. Vuoi dire che non ne hai? No, non ne ho. Oh, allora anche tu sei un essere umano. È la prima volta che ti colgo in fallo, Nappi. Tieni, ti offro una caramella. Serviti. Grazie mille, monsieur. Lo sai, Nappi? Avrei voluto essere un marinaio. Sì, signore. Quella è vita. Il mare, orizzonti infiniti. Che ne succede, monsieur? Mi sono quasi rotto un dente con questa. Oh, mi dispiace. Sono molto dure. Devono essere vecchie. Che mi venga un colpo. Prego, monsieur. Chi l'avrebbe immaginato? Di che parla, monsieur? Sai dov'è il negozio di Connie Ross? È un negozio di abbigliamento. Sì, è sul viale della spiaggia. D'accordo. Allora andiamoci il più velocemente possibile. Sì. Scusami, Nappi, devo andarci immediatamente. Non importa, monsieur. Non è molto lontano dal porto. Meglio così. Porta questo signore alla Princess Nola. Grazie, signore. Nappi,
Questo è per te e grazie di tutto. Oh, grazie, monsieur. Lei è davvero molto generoso. Fatti portare alla nave. Guarda che l'ho già pagato. Grazie, monsieur. Signora, mi scusi. Buongiorno. C'è la signorina Ross? Sì, nel suo ufficio. Chi devo annunciare? Beh, sono un suo vecchio amico. Sono sbarcato ora dalla nave. Vorrei farle una sorpresa. Oh, sì, certo. L'ufficio è là di fronte. Grazie. Posso lasciare le valigie qui? Sì, certamente. Grazie. Sorpresa. Che cosa ci fai qui? Ti ho riportato questo barattolo di caramelle. Mi sono quasi rotto un dente. I bambini non dovrebbero rubare. Le bambine nemmeno, soprattutto allo zio Sam. Adesso basta. Ti ho avvertito parecchie volte. Sta calma, Helen. Spararmi non credo ti servirebbe a molto. Il governo non è tenero con le spie. Spie? Sei impazzito. Da quando i ladri di diamanti sono spie? Da quando rubano diamanti industriali per rifornire le fabbriche tedesche. Ma di cosa parli? Io ho contrabbandato solo quelli della varietà bianco-blu, che vengono rivenduti dopo un nuovo taglio. Cerca di farmi capire una cosa. Tu hai mai guardato le pietre che portavi qui? No, non era quello il mio compito. È venuto il momento allora che tu apra bene gli occhi e li usi per guardare. Sta attenta, aspetta un attimo e vedrai che non bluffo. Guarda. Ecco. Ho ragione? Non ce n'è nemmeno uno di bianco-blu tra questi. Non lo sapevo, Mike. Ti giuro che non lo sapevo. Ho fatto molte cose brutte in vita mia. Ti credo, non preoccuparti. Adesso dimmi dov'è il resto dei diamanti. Sono qui. Come si chiama il capo della banda? Lo conosci, Mike? Friedrich Albert Skarbach. È un vero piacere servirle. Ah, Nappi. Che mi... Venga un colpo? Sì, signor Shane. Alla fine l'avrebbe scoperto. E naturalmente, io preferisco così. Così eri tu quello che ha cercato di farmi fuori, eh? Non è esatto. Era un mio agente. Ma ha eseguito male gli ordini. Ah... Ecco perché Hagerman non fa più parte della tua organizzazione. Bene, Nappi, devo concedertelo, sei un tipo molto intelligente. E un ottimo tiratore. Buon viaggio, signor Shane. O'Hara! Non sparare, ci serve vivo! Pronto? Sì, la signorina Garland. Ah, sì, vostro onore. Dice davvero? In poche parole lo ha lasciato libero e senza pagare? Ma questo è anticostituzionale! Lo denuncerò alla Corte Suprema! Denuncio anche lei! Chi è? Sono io, tesoro! Vieni, tesoro! Aspetta un momento, amore. Uno! Concedimi un minuto, ti prego. Spie naziste scoperte da un operaio. Visto? Sono io. E riavrai anche i tuoi $1,000 con i soldi del premio e con gli interessi. E adesso, se vuoi ascoltarmi, ti racconto tutta la storia. Allora è vero che lavoravi per il governo? Ma certo. Oh, Mike! Oh. E io che pensavo che te la spassassi con un'altra donna usando i miei soldi. Oh, che sciocchina che sei! D'ora in poi, quando dirò qualcosa, dovrai sempre ascoltarmi. Scusami, Mike. Andiamo, mettiti qualcosa addosso. Dove vuoi andare? Ma dal giudice di pace. Dici sul serio, qui? Certo! Non sapevi che la gente si sposa anche a un Uluru? Mike, sei meraviglioso! Su questo non ci sono dubbi. Ah! Ehi! Sei il primo della lista. Il tuo amico a Manila sarà il prossimo. Mike, ma dove vai? Vado a Manila e ci vediamo più tardi. Manila? Sarà un'indagine appassionante! No, 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 no! A presto, tesoro!